Eccoci con le interviste del dopogara della partita tra Santarelli Cingoli e Banca Popolare di Fondi, terminata 32-26. Siamo con il capitano della Santarelli, Diego Strappini. Diego, un gran secondo tempo, siete partiti con il piede giusto. Raccontaci un po' com'è stata questa partita. Sì, all'inizio siamo partiti un po' contratti in attacco. Fondi è stata brava un po' a limitarci e poi abbiamo preso fiducia con l'andare dei minuti. Abbiamo chiuso più nel primo tempo e questo secondo me ci ha dato una mano per entrare meglio nel secondo e abbiamo fatto valere tutti i nostri punti forti. Loro non sono usciti di meno, siamo riusciti a tirare più da fuori e ecco che abbiamo portato a casa questo bel risultato. Ora avete il recupero contro Trieste, come affronterete questa sfida, un'altra sfida molto importante in ottica salvezza? Sì, è una sfida che arriva dopo appena 3 giorni da questa che sicuramente ci ha tolto molte energie, però dobbiamo subito riprenderci e tentare di recuperare qualche acciaccato che oggi ha giocato, dobbiamo vedere come starà tra 2 o 3 giorni e dobbiamo provarci. Andiamo lassù, sappiamo che è un campo difficile, Trieste è una bella squadra e credo che in pochi si aspettavano che a questo punto della stagione stessi in lotta per la salvezza, però andiamo su e ci proviamo sicuramente. Oggi è arrivata una bella notizia per te, sei stato convocato in nazionale, che effetto ti ha fatto? È inutile dire che è il sogno di una vita, però adesso ancora non voglio pensarci, ci penserò da giovedì, adesso testa al Trieste. Grazie Diego, vatti a fare la doccia. Eccoci Grazie a voi, buona serata. con Mister De Santis del Fondi. Mister, un buon primo tempo, siete riusciti a combattere, poi nella ripresa c'è stato quel break che forse vi ha spezzato le gambe. Come commenta questa prestazione? Sì, no, devo fare complimenti al Cingoli che ha meritato la vittoria. È stata una partita strana. Il Cingoli ha avuto più fame di noi, ha avuto più testa di noi, ha giocato sui nostri difetti ed è stata brava, soprattutto all'inizio del secondo tempo dove ci ha fatto il break e ci ha tagliato le gambe. Il primo tempo si vedeva che tutte e due le squadre avevano paura. Loro sono entrati molto più convinti, molto più sul pezzo all'inizio del secondo tempo. Ci hanno fatto quel break e alla fine hanno meritato di vincere. Noi purtroppo abbiamo giocato sì, con un po' di foga, troppa foga, ma senza la testa queste partite non si vincono. Ora avete un lungo stop per via della nazionale e poi riprenderete dalla sfida contro il Brisen. Cosa dovrete non sbagliare per affrontare questa prossima sfida? Beh, sicuramente l'approccio che abbiamo avuto nel secondo tempo, quello è da eliminare, però purtroppo ogni tanto ci capita, come è capitato a Eppan, un quarto d'ora di blackout, 6-1 per l'altra squadra e ti taglia le gambe. Purtroppo è un problema che ci stiamo portando dall'inizio anno, quando questo non succede riusciamo a portare a casa le partite come domenica con il Cassano. E poi ecco, adesso dobbiamo giocare ogni partita tranquilli, dobbiamo sperare che si incastra qualche risultato e soprattutto vincerle. Poi vedremo. Ecco, questa per noi era una partita chiave, come lo era chiave per Cingoli. Il Cingoli ha avuto più fame, l'ha vinta meritatamente. Complimenti a loro, ecco, non posso fare altro. Grazie mister, buon rientro. Grazie a voi.